perché oggi a scuola si sente il bisogno di parlare di intelligenza emotiva. Può essere che le cose cambino. Se cambieranno, sarà anche grazie a noi, vuol dire a quello che facciamo noi da questa parte e a quello che farete voi dopo che avremo parlato insieme. Nel senso che mi auguro che nessuno di noi consideri assolto il compito di informarsi intorno all'intelligenza emotiva con l'incontro di oggi. Perché siccome è una competenza talmente importante e anche talmente difficile da acquisire, che bisogna approfondirla se vogliamo cambiare le cose. Tra l'altro, una mia considerazione, credo che voi possiate condividere, è che si arriva a parlare di cose apparentemente nuove quando non se ne può più delle cose vecchie. Cioè il momento dell'autodistruzione diventa quello in cui mi ricordo che esiste qualcosa che mi può tirare fuori. Vi spiegherò perché secondo me è possibile. Vi spiegherò perché secondo me serve che ci siate tutti in questo progetto. Molto spesso gli insegnanti dicono: ma dov'è la famiglia? Perché la famiglia non ci aiuta? La mia risposta a questo è: se la famiglia non c'è, intanto dobbiamo fare senza la famiglia. Dobbiamo comunque essere noi a mettere in campo delle buone prassi per fare in modo che anche gli altri vengano condizionati, come il famoso effetto butterfly, non avere paura del battito della farfalla che dall'altra parte del mondo può scatenare un ciclone. E quello che accadrà se tutti quanti ovviamente vorremmo portare avanti questo discorso nell'interesse di un cambiamento della società, un cambiamento del modo di insegnare, un cambiamento nelle prospettive dei giovani, perché le prospettive dei giovani mancano. Di intelligenza emotiva si parla da un secolo. Esiste il termine è stato coniato da un certo Thorndike nel 1919-1920, esattamente 100 anni fa. Poi da circa 40 anni, 50 anni, nessuno si ricorda dell'esistenza di questa attitudine. Finché Daniel Goleman non scrive un libro, Intelligenza emotiva, come perché vuole renderci felici, per cui diventa un bestseller e finalmente l'informazione sull'intelligenza emotiva comincia a viaggiare. Perché all'improvviso tutti scoprono l'esistenza dell'intelligenza emotiva? Perché nel frattempo cambia la società. Daniel Goleman, nella prima pagina del suo libro, dice: io scrivo questo libro sull'intelligenza emotiva nel momento in cui l'economia americana vive una grande crisi e in cui la società americana vive una grande crisi nei rapporti. Nel frattempo la società e la struttura anche economica degli stati cambia. Dalla società delle opere, quindi basata su quello che si fa, si passa alla società della conoscenza, su quello che si sa, fino all'evoluzione che ci porta nel futuro, in cui si parla di società delle relazioni, in cui conteranno soltanto come le cose vengono fatte, perché vengono fatte, ma soprattutto insieme a chi. Quello che io credo che stia accadendo in questo momento è che tutti gli episodi, anche quelli più gravi, di cronaca, la crisi economica, la crisi, i problemi che oggi stiamo creando al nostro pianeta, gli incendi in Amazzonia, il famoso Overshoot Day, sapete, il 29 luglio si è celebrata questa data di passaggio fra la disponibilità delle risorse del pianeta e di fatto la posizione di debito, no? Che noi maturiamo nei confronti della Terra, vuol dire che abbiamo esaurito le risorse. Lo scorso anno, nel 2018, le risorse si erano esaurite a ottobre del 2018. Se nel 2019 queste risorse si esauriscono 3 mesi prima, vuol dire che davvero non abbiamo nessuna forma di rispetto per il pianeta. Ma principalmente non abbiamo rispetto per noi, perché per poter avere rispetto delle cose
per poter non essere così spreconi da riempire gli oceani di plastica e quindi da esporci realmente ad un rischio di estinzione da qui a molti decenni, perché qua non stiamo parlando di cose che stanno dall'altra parte del mondo. Basta avere una visione sistemica delle cose per rendersi conto che se qualcosa non cambierà, noi siamo destinati a scomparire. A noi potrebbe interessare poco, quanto non ci saremo, ma i nostri figli ci saranno. E i figli dei nostri figli ci saranno. Io ho una bambina di 4 anni, ho 52 anni, quasi. Tra 30 anni io avrò 82 anni, se ci sarò arrivato, non mi auguro. Mia figlia avrà 34 anni. Sarà ancora talmente giovane che non vorrei che vivesse in un mondo peggiore di quello che abbiamo adesso, perché tanto le cose non possono migliorare. Se non cambiando la cultura, cambiando la mentalità, cominciando ad avere rispetto, cominciando a recuperare i valori su cui si basa la convivenza civile. Non sarà un ministro dell'economia a risolvere le crisi economiche degli stati, saranno gli umanisti a dire che se sulle relazioni che si basa il futuro anche dell'economia. Abbiamo provato davvero tutte, adesso bisognerà vedere quello che accade nel momento in cui si proverà a recuperare un clima di fiducia tra le persone, che si basa ovviamente su valori. Ma quali sono i valori di oggi? Avete visto questa notizia? Sembra apparentemente non dire nulla, no? Ma se il film di Chiara Ferragni diventa il film più visto nella storia del cinema italiano, qualcosa vuol dire? Qualcosa non sta andando, siete d'accordo? Ma secondo voi questi elementi non sono tutti collegati tra loro? Lo sono, perché nel momento in cui cadono i valori, e ovviamente la gente cerca di aggrapparsi alla vacuità, no? Del modo di vivere, che fa credere che il futuro della mia esistenza sia cercare di fare qualcosa che non mi impegni in nessun modo, perché tanto i giovani a scuola lo sapete che non vogliono impegnarsi, quindi è quello che pensano, ma che posso far soldi sulla stupidità della gente. Passatemi il termine. Perché purtroppo è così, no? Allora, nulla da dire contro i brand. La signora Ferragni sa evidentemente fare business, che può fare, ha capito bene, ma io mi meraviglio di come ci siano stati dei film che sono delle icone della letteratura cinematografica mondiale, e invece in questo momento il successo, ecco, dice Amposta. Guardate perché l'intelligenza emotiva diventa importante, perché l'intelligenza emotiva entra di diritto, a partire da, di fatto dal nuovo anno, tra le competenze fondamentali che bisogna possedere per potersi affermare nel mondo del lavoro. Scopriremo però quanto è difficile maturare una competenza che si chiama intelligenza emotiva. L'empatia di mettersi nei panni degli altri. Guardate, l'intelligenza emotiva è anche questo, è quello che avete detto voi, è fondamentale, ma è tante, tante, tante altre cose che voglio farvi vedere per riflettere insieme su come oggi molti di questi aspetti mediamente manchino alle persone. E probabilmente ci renderemo conto che mancano anche a noi. Questa è la notizia cattiva. La notizia buona è che tutte queste competenze oggi è scientificamente dimostrato che si possono apprendere. Quindi bisogna dedicarcisi e si può diventare emotivamente intelligenti. Questo lo dimostrano gli studi sulla plasticità del nostro cervello, cioè vuol dire che se io sono nato con un disordine di carattere genetico che crea un deficit nella vita affettiva, ciò non vuol dire che se cresco in un ambiente stimolante, che se faccio pratica di conoscenza delle emozioni, che non possa addirittura rimaneggiare l'assetto genetico, il corredo genetico con il quale io sono venuto nel mondo. Quindi questo è un dato decisamente importante. Ed è tanto importante nel nostro discorso che la domanda diventa: perché se oggi qualcuno dice guardate c'è una competenza che si chiama intelligenza emotiva, poi la scopriremo, che mette insieme una serie di altre competenze, perché bisogna ancora fare tanta fatica a convincere la gente e anche gli insegnanti ad aggiornarsi su questo argomento? Perché non è facile
che hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita al punto da generare economia, diventano importantissime. Al punto che oggi è una delle competenze più importanti per affermarsi nel mondo del lavoro. Allora qui si fa una quadra intorno a queste competenze, si spiega perché. Questo è servito a tornare all'attenzione del grande pubblico, che per fortuna noi non dobbiamo convincere nessuno dell'importanza di usare le emozioni. È semplicemente che le neuroscienze, prima di questi studi sul neuromarketing, insomma, sulle implicazioni della parte razionale nelle scelte delle persone, erano ancora improntate al cartesiano logico dello sviluppo, quindi la razionalità prima di tutto. Da quando invece si scopre che noi siamo fatti prevalentemente da una parte sommersa, che comunque viene fuori attraverso i gesti, attraverso le parole, attraverso tutto quello che oggi noi consideriamo la comunicazione non verbale, ecco che all'improvviso si scopre che la gente reagisce sulla base di stimoli che provocano delle emozioni. Essendoci in un modo o nell'altro allontanati dalla vita affettiva, dalla vita emotiva, perché non riconosciamo più le emozioni, noi per poter riconoscere qualcosa dobbiamo poterla nominare. E la gente non conosce le emozioni, quindi non creda, come accade nel nostro cervello, l'immagine di qualcosa che sia un'emozione, cioè non la può pensare. Non potendo nominare quell'emozione, non la conosce. E il fatto che non la conosca significa che può dare spazio a tutto questo alla comunicazione dirompente della mediasfera che ti propone le sue emozioni. Cioè, siamo talmente manipolati dalla mediasfera che non soltanto, essendo derivati di una parte importante della nostra conoscenza, che è fatta di pensiero e di emozioni, che ci beviamo con qualcosa ci dicano i telegiornali, anche perché nella famiglia non si parla più. Siccome non si parla più in famiglia c'è sempre una cosa che parla, televisore, ed è sempre acceso, che fa il lavaggio del cervello. Non bisogna guardare la TV? No, bisogna sapere come guardarla, bisogna sviluppare senso critico, sapere che tutto quello che vi dicono non è per forza vero, non è per forza quello di cui c'è bisogno in questo momento. Questa mattina nella chat dei genitori della scuola materna che frequenta mia figlia, uno dei papà ha mandato un screenshot di un articolo di un giornale salentino, perché ieri in un famoso parco della città di Lecce hanno arrestato degli spacciatori che erano lì nel parco, però poco più distante c'erano le famiglie con i bambini. Titolo dell'articolo: allarme droga tra i bambini. In italiano significa altro questo articolo, però certo, vengono fatte per leggere, ma le notizie sono tutte così, quelle che ci danno. Non solo, ce le danno e poi, per non farci dimenticare, due giorni dopo ce ne danno una possibilmente molto simile a quell'altra per ricordarcela. Questo genera un clima di paura nella gente, proietta delle immagini negative della società, perché quando la gente ha paura diventa facilmente manipolabile, specialmente se non ha un filtro per decodificare quello che accade. E siccome quel filtro si chiama emozioni, ce lo propone e ci propone a Temptation Island, la gente che si lascia nell'incontro intorno al fuoco. È lì che la gente piange, siccome non si provano più emozioni, questi reali gli hanno dato la possibilità a chi aveva bisogno di sfogare, per carità, non voglio sapere chi di voi lo guarda, a me non interessa questo. E non dovrebbe interessare il cavolo anche nessuno di voi. Ognuno dice: io me lo guardo perché la TV va avanti, mi tiene compagnia. Non è importante. Stiamo analizzando dal punto di vista sociologico perché accade che vadano tanto in voga questi giornali, questi programmi, perché vada tanto uomini e donne, perché vadano avanti tanti di quei reality in cui di fatto va in scena un po' la miseria umana, l'isola dei famosi, questi poveretti che si massacrano in fisico, denutriti, non lo so, vero, falso che sia, però mi risulta che qualcuno sia davvero denutrito.
sintonia con quello che prova. E questo diventa, poi lascio la parola, diventa l'argomento preoccupante. Non sono più soltanto modelli di pensiero negativi, ma sono anche modelli di risonanza emotiva dettati dalla TV. Il beato Antonio Rosmini diceva: chi non è padrone di se stesso è facilmente occupabile. Beh, allora guardiamo un attimo. Il World Economic Forum è un organismo che raccoglie le informazioni delle più importanti multinazionali e ogni 5 anni aggiorna quell'elenco in cui confluiscono le caratteristiche che vengono richieste principalmente dalle aziende. Cioè oggi un giovane che si affaccia al mondo del lavoro nel 2020, domani, cosa deve esprimere in termini di conoscenze, abilità e competenze, cioè chi deve essere. Okay? Bene, già nel 2015 c'erano delle indicazioni che vengono modificate nel 2020. Scompare l'ascolto attivo, compare l'intelligenza emotiva. Vuol dire che non è più importante l'ascolto? È importante. Quindi che cosa significa? Perché non c'è? Perché è incluso. È incluso, grazie. Ecco perché l'intelligenza emotiva è una competenza talmente vasta che non può essere ridotta come molti credono all'empatia. Anzi, con l'empatia non c'entra niente. O potrebbe non c'entrare niente. L'empatia è uno degli aspetti dell'intelligenza emotiva. Quando Goleman scrive il libro L'intelligenza emotiva, come perché vuol renderci felici, dice: per me l'intelligenza emotiva è la capacità di valutare la ricaduta sul piano emotivo di comportamenti di scelte. Dice questo. Cioè, se io faccio qualcosa, se io sto aggredendo il mio compagno di banco e quello che gli sto facendo mi procurerà o gli le procurerà dolore, non farlo. Quindi ammette una serie di competenze, ma dice anche che se incontro per strada un perfetto cretino e ci voglio litigare, non devo per forza entrare in empatia con lui e dire volevo se bene, faccio il missionario di professione. Ok? Per cui ogni tanto qualcuno poi dice: ma tu parli di intelligenza emotiva, l'intelligenza emotiva è un po' mica di stupidità. Ancora, l'importanza della creatività. Perché la creatività? Perché la creatività è uno dei mezzi, e dal mio punto di vista, il mezzo privilegiato per entrare in contatto con le emozioni. Perché il mezzo più bello, tutti hanno la passione per qualcosa che sia musica, danza, arte, teatro, cinema, è tutta creatività questa. E la creatività permette di dare immediatamente forma alle emozioni, quindi guardate che cosa accade, a distanza di 5 anni. Una competenza che era considerata competenza in uscita nel 2015, a distanza di pochi anni diventa una delle competenze fondamentali. Secondo il mio punto di vista, messe in ordine così le competenze acquisiscono un senso anche differente. Se io sono creativo e quindi riesco a dar forma alle emozioni, grazie al fatto che le emozioni costituiscono un filtro, sviluppo pensiero critico. Grazie al pensiero critico capisco pure che quello che io penso non è per forza quello che pensano gli altri, quindi maturo flessibilità cognitiva. Se ho flessibilità cognitiva avrò maggiore probabilità di coordinarmi con gli altri, di collaborare, perché ammetto la diversità, cosa che oggi invece non accade. E quindi se sono nei gruppi posso anche essere il leader del gruppo, perché se proprio... E via dicendo, fino alla capacità di negoziazione, che finalmente non è la competenza principale. Concezione è tutto quello che poi riguarda la comunicazione finalizzata, ad esempio, al marketing. Ora, la capacità di risolvere problemi è una delle competenze che manca ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi non sono autonomi, lo dice l'indagine dell'OCSE. OCSE 2017, che lo scorso anno ha diramato una circolare in cui ha dichiarato, comunicato ufficialmente, che i giovani italiani sono al di sotto della media europea rispetto ai giovani di altri stati del mondo
in fatto di apprendimento. Non riuscire ad apprendere vuol dire che i nostri giovani, quando qualcuno parla loro, mediamente non capiscono. E se uno non capisce perché non apprende bene, non può interpretare. Cioè, di conseguenza vuol dire che se uno non sa interpretare, non è autonomo. Perché si deve per forza bere quello che gli dicono gli altri. La TV. Ecco perché tutti sono uguali, sono omologati da un modo di pensare, da un modo di sentire che impone qualcun altro a persone che purtroppo sono svuotate di una competenza fondamentale che noi chiamiamo educazione affettiva. Questa è la torta delle competenze di vita secondo l'Organizzazione Mondiale per la Salute, che è stato diramato come insieme delle competenze di vita da maturare durante gli anni della scuola già dal 1993, ma gli insegnanti non sanno che esiste. Guardate cosa dice l'OMS. L'OMS dice che bisogna sviluppare la creatività, il problem solving, la capacità di prendere buone decisioni, la consapevolezza di sé, la consapevolezza delle emozioni, il senso critico, la comunicazione efficace, le relazioni efficaci e saper gestire lo stress. Vi risulta che sia così? Perché se ne occupa l'Organizzazione Mondiale della Salute? Se ne occupa semplicemente perché negli ultimi 20 anni, più anche di 20 anni, negli ultimi 30 anni, si è assistito ad un preoccupante incremento dei casi di depressione, di insorgenza, di patologie giovanili in epoca sempre più precoce: assunzione di sostanze, dipendenze di vario genere, abuso di alcol, disturbi del comportamento alimentare. Allora, vediamo che cos'è l'intelligenza emotiva. Da quando si parla di intelligenza emotiva? Da quando questo signore, uno psicologo di Harvard, Howard Gardner, osserva durante alcune attività in classe il comportamento di una bambina che non era brillante nel rendimento scolastico, ma che era la bambina che era più ricercata dagli altri. Comincia ad osservare questo comportamento e comincia a pensare che probabilmente esiste una gamma talmente vasta di talenti che ognuno avrebbe bisogno di essere coltivato a parte. Nasce così la teoria dell'intelligenza emotiva. Quindi nasce così il culto dei talenti. E lui in fondo che dice che il successo nella vita non dipende dal risultato scolastico, perché se io sono bravo a fare 100 altre cose invece che a mettermi a studiare, il mio successo può dipendere da competenze diverse che ho, invece che dal risultato che invece la scuola si aspetta che io ottenga. Sul discorso di Gardner si radica il discorso di Daniel Goleman. Daniel Goleman dice che queste due competenze che Howard Gardner considera tra le intelligenze multicomponenziali, in modo particolare l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale, insieme compongono quella famosa competenza di cui aveva sentito parlare 60-50 anni prima il mondo, perché Goleman non era ancora nato, da questo psicologo americano di nome Thorndike. Allora dice, probabilmente è quella l'intelligenza emotiva. Quindi è composta dalla capacità di comprendere se stessi per comprendere gli altri. E come si fa a comprendere gli altri senza comprendere se stessi? E allora Goleman dice, ok, c'è un'intelligenza interpersonale che si basa sulla capacità di autoconsapevolezza, dice, consapevolezza di sé. Consapevolezza di sé in prima battuta che genera capacità di gestione di sé. Sono due cose diverse. Un conto è avere una buona consapevolezza di sé, un conto è sapersi gestire. Provate a chiedere in giro ai vostri amici se si considerano consapevoli di sé. Vi diranno tutti di sì. Poi dopo li osservate nei comportamenti
E notate che invece davanti al minimo capriccio reagiscono come i due signori che scendono dalla macchina nel filmato precedente. È la dimostrazione che ognuno ha la consapevolezza di sé che corrisponde all'immagine che ti sei vuole dare agli altri. Ma magari non hai idea di come si chiami quella consapevolezza, certo, ma la consapevolezza magari di essere in un certo modo, ma credi che quel modo si chiami in un modo differente e che sia anche socialmente codificato quel modo di essere, quando magari invece non lo è. E si vede la capacità di gestirsi. Perché una delle competenze fondamentali dell'intelligenza emotiva è la capacità di distrarsi dalle emozioni negative, cioè sentire che sta arrivando qualcosa dall'esterno o dall'interno, perché comunque noi riceviamo le informazioni attraverso i sensi, ma quello che riceviamo attraverso i sensi si rimescola con altre informazioni che vengono dal nostro sistema limbico. Nasce allora qualcosa che provoca quel brivido che noi chiamiamo l'emozione, che può generare qualcosa di pericoloso per l'organismo in quel momento. Allora, una delle competenze fondamentali è dire: ok, può essere che stia arrivando questo momento che conosco, provo a distrarmi da questa emozione. Ho paura? Sono arrabbiato? Altrimenti, se io sono arrabbiato devo sfogare la rabbia, devo per forza prendere un'ascia e darla addosso a qualcuno. Però invece io mi domino e cambio pensiero. Come cambio pensiero? In che modo si può insegnare a qualcuno a cambiare pensiero? Ecco perché poi serve anche come competenza nella vita degli altri. Aiutando gli altri a nutrire la mente con delle immagini positive. Rinuncia a questa immagine, porta l'attenzione su qualcosa. Distraiti da questa informazione, distogli l'attenzione da quello, portala su qualcun altro, su qualcos'altro. Ecco che per fare questo, ovviamente, occorre possedere dei filtri, perché altrimenti uno dice: sì, ma non ce la faccio, no? È per forza. È più forte di me. Ecco, non è un indicatore di chiara intelligenza emotiva il fatto che sia più forte di quello. Altrimenti uno si ferma, si calma e poi dopo riqualifica e torna a dialogare sull'argomento senza che questo provochi dolore a qualcuno. Ma se vogliamo, per quale motivo oggi c'è tutta questa aggressività tra i ragazzi? Perché c'è tutta questa conflittualità tra la scuola e la famiglia? Perché c'è tutta questa conflittualità tra gli insegnanti, tra colleghi? E perché manca proprio questo filtro. Umberto Galimberti, sulla base delle indagini condotte da Giulio De Mauro, dice che delle tante parole che i nostri ragazzi hanno perso nell'arco degli ultimi 40 anni, da quando sono state condotte le prime indagini, la maggior parte delle parole che sono state perdute sono le parole che parlavano di emozioni, di sentimenti. Poiché dunque mancano quelle parole, se non le puoi nominare, non costruisci un'immagine che ti permette di avere quel filtro, allora ogni impulso diventa immediatamente aggressione. E il genitore quindi non pensa ai danni che farà nel momento in cui andrà a scuola a lamentarsi dall'insegnante, non pensa ai danni che farà all'insegnante, a se stesso e al figlio. Manca quel filtro che invece dovremmo recuperare. Ora, va detto che noi non facciamo la formazione ai genitori, ma i genitori possono imparare grazie ad una modalità differente tramite i loro figli. Perché se cambia il nostro modo di approcciare gli studenti, se cambia il nostro modo di insegnare, se cambia il modo di ascoltare le famiglie durante i colloqui scuola-famiglia, prima o poi, più poi che prima forse, le cose cambieranno. Ma bisogna partire da qualcosa, bisogna non temere di dire: sono solo io in questo istituto a fare così. Non fa niente. Gli altri, quando vedranno che funziona, vorranno dire: scusami, come fai? Voglio farlo pure io. Perché in fondo, quando un genitore viene a battere i pugni sulla cattedra, guardate, sapete cosa chiede? Chiede ascolto. Perché non lo trova. Perché trova un muro contro un muro tra persone che sono allo stesso modo deprivate di elementi che permettano di incontrarsi sul piano di ascolto.
cambiano le cose. Dovremmo avere tutti lo stesso vocabolario per farle cambiare tutti insieme. Guardate, perché le cose cambiano, se è vero che non cambierà il mondo se tutti insieme non faremo un'azione di questo genere, è anche vero che per voi basterà cambiare qualcosa, vi renderete che i risultati arrivano, vi renderete conto che i risultati arrivano. Esattamente come la nostra collega oggi dice, se poi cominci a dare ascolto, perché l'ascolto manca ormai dappertutto, e allora la famiglia si sente ascoltata, si sente accolta, compresa nei bisogni che non riesce a nominare, perché neanche lo sa. I genitori tante volte vengono lì a battere i pugni sulle cattedre perché si sentono terribilmente in colpa di essere assenti e distanti dall'educazione dei figli. E come fai a non capire che sono portati lì da tutto un sistema di cose che sta andando alla deriva? Se non diamo conto non facciamo che peggiorare la situazione. Però 99 insegnanti su 100 danno conto. Oggi l'idea non è tanto di introdurre l'ora di emozioni, ma di introdurre l'ora di insegnamento con l'intelligenza emotiva. E allora noi abbiamo pensato un modo. Abbiamo cominciato a pubblicare dei libri per bambini a partire dalla scuola primaria in cui la didattica curricolare è intrecciata all'educazione emotiva. Cos'è un libro basato su una fiaba che ha scritto una mia corsista durante un laboratorio sul metodo grafico creativo, un metodo che ho creato io per la crescita personale, per l'intelligenza emotiva, basato sulla scrittura delle storie da parte degli adulti. Questa storia è piaciuta talmente tanto che un insegnante mi ha chiesto: la possiamo utilizzare in classe con i bambini della primaria? Utilizziamo. Allora ora c'è stato un tutorial, l'ho spiegato all'insegnante: guarda, fai così, fermati a questo punto della storia e chiedi questa emozione in quanti modi possa essere espressa, con il movimento, falla disegnare, se gli strumenti musicali, falla sonorizzare, ok? Poi incontri un sentimento, discuti che cos'è un sentimento, che cos'è un'emozione, come si può raccontare, qual è il contrario di un sentimento, qual è il contrario dei valori, qual è il contrario di una parola qualunque. Allora tu fai insegnamento della grammatica mettendo dentro le emozioni, mettendo dentro l'educazione all'immagine, l'educazione alla legalità, perché questa storia parlava di un allontanamento, il re di questo regno sottomarino che allontana i genitori del protagonista. Questo argomento diventa molto importante, perché la ragione per cui mi viene chiesto questo progetto è perché molti genitori sono dentro per reati di camorra. Alcuni non sono anche più in vita perché sono stati vittime di reati di camorra. Che succede? Che questi ragazzi arrivano con i fratelli, con gli zii, con i genitori disponibili, e quasi 1000 persone attraverso le lingue vedono questo esperimento. Questo esperimento piace talmente tanto che l'insegnante mi chiama un giorno e mi dice: realizziamo dei libri. Cioè diventa un canovaccio, ma a questo punto ci mettiamo l'educazione ambientale. Il polpo incontra la bottiglia sott'acqua, quello che accade adesso. Il polpo incontra il tema della giustizia, l'educazione della legalità. Chi erano Borsellino e Falcone? Magari non lo sanno i nostri bambini, se sono troppo piccoli, però è bene che lo sappiano. E così da qui parlare per esempio di educazione di scienze. Siamo nel mondo sottomarino, di diversi pesci. Quindi tutto partendo da una storia creativa che mette insieme le emozioni dei protagonisti con l'apprendimento delle materie curricolari. Il primo libro si chiama La strana magia del cugino Pino ed è stato pensato per i bambini di fascia d'età 7-9 anni. Quindi sì, si può fare, ecco, noi lo stiamo facendo. Ora, intelligenza emotiva, che cosa significa allora? Significa identificare e denominare gli stati d'animo. Significa valutare l'intensità degli stati d'animo. Significa anche saper nominare ed esprimere i diversi stati d'animo, controllarli, procrastinare la gratificazione, rimandare quindi la gratificazione, discriminare tra impulso e azione. Abbiamo detto prima, un'emozione crea un filtro tra lo stimolo e la risposta allo stimolo. In genere l'impulso è il passaggio all'azione, che solitamente è un passaggio all'aggressione.
dominare dunque le spinte aggressive e distruttive e distrarsi dalle emozioni negative, arrivando a ridurre in questo modo lo stress. Tutto quello che riguarda l'intelligenza emotiva non è tuttavia relativo solo al mondo delle emozioni. Ci sono infatti delle abilità cognitive che sono direttamente collegate con l'intelligenza emotiva. Ancora, abilità comportamentali, cioè queste competenze, si traducono poi sul piano dei comportamenti, mettersi nei panni degli altri. L'empatia è un processo motorio, imitativo e motorio. Quindi entrare in contatto con gli altri per imitazione vuol dire mettersi nei panni degli altri. Io imito qualcuno, mi metto nei suoi panni e mi sintonizzo anche sul piano emotivo, appunto che percepisco l'imbarazzo. Questa è una competenza importante nell'intelligenza emotiva, perché è parte fondamentale della comunicazione, mettersi nei panni di chi riceve il messaggio comunicativo, che è sì parola, ma è anche sguardo, quindi espressione mimica, il movimento del corpo. Tra l'altro, nella comunicazione in classe c'è una profonda asimmetria tra le diverse posizioni d'osservazione. I vostri ragazzi hanno gli occhi puntati su di voi per 4-5 ore. Voi non avete lo stesso vertice d'osservazione, quindi è più facile che loro colgano le vostre difficoltà normali, la vostra giornata nera, di quanto non potrebbe, non possa accadere invece al contrario. Quindi è importante la conoscenza di questa dimensione di sé per poterla controllare, come abbiamo visto prima, perché certo che può capitare di avere una giornata negativa, ma se quella giornata negativa compromette il mio ruolo di educatore, di professionista in classe, meglio insomma che affini una competenza altra che mi permette di tenere a bada uno stato d'animo negativo. Capita a tutti di arrivare traferati per un ritardo perché abbiamo ricevuto una notizia che vorremmo non aver ricevuto per tante altre ragioni. Se non prendiamo quell'informazione e la mettiamo da parte, tutto il nostro corpo parla di come stiamo, tutto il nostro corpo parla delle nostre condizioni. Invece dobbiamo essere abbastanza bravi da mettere da parte, da affrontare quando arriverà il momento opportuno, perché se no condiziona la nostra lezione in classe, il nostro modo di comunicare. Ora, per le abilità comportamentali, reagire costruttivamente alle critiche, mentre in questo momento, specialmente nel clima sociale che c'è in giro, basta la minima cosa per finire in tribunale quando non si finisce addirittura alle mani. La gente non ha minimamente più nessuna forma di educazione alla reazione costruttiva alla critica. Guardate, funziona più o meno così. Il motivo è che la gente reagisce, noi reagiamo costruttivamente ad una critica quando siamo ben fortificati come personalità. Se abbiamo un io ben strutturato, quindi se quello che Jung chiama processo di individuazione si è svolto correttamente, allora a me non può interessare di meno della critica di qualcun altro. Cioè, non reagisco più negativamente se sono strutturato come persona. Allora prendo in considerazione il fatto che potrebbe avere ragione, dirò, va bene, tu mi dici una cosa, magari non sono d'accordo, ma ne prendo atto, perché potrebbe servirmi per crescere. Ma questa informazione la prendo e la metto da parte. Invece, quando non si è ben strutturati, perché noi siamo fatti di un io e di un'anima, vuol dire che all'improvviso, quando noi ci strutturiamo, quando l'io cresce, diventa adulto, di fatto confluisce nell'anima. Vuol dire che all'improvviso la materialità delle cose, la corsa verso il successo, l'affermazione, cominciano a diventare molto meno importanti. Si dà molto più spazio agli aspetti spirituali, si dà molto più spazio agli aspetti della crescita personale. Ecco, quello è il momento in cui la personalità si struttura, confluisce in uno spazio più ampio, in una grande prateria che si chiama anima, che permette di creare una coesione con quella struttura razionale che noi chiamiamo io. Quando c'è questa coesione,
la critica non fa più nessuna presa, perché all'anima della maschera sociale che invece si attiva quando questo non accade, non interessa niente. Se noi abbiamo, in altre parole, già portato avanti un buon processo di individuazione, non ci interessa il fatto che agli altri potremmo non andare bene, va bene così. Invece che cosa accade? Che quando tra l'io e l'anima ancora c'è spazio di luce, diciamo, passa ancora qualcosa, quindi non c'è una buona coesione, tutte le critiche dall'esterno vanno a toccare l'immagine che noi costruiamo di noi stessi, e che Jung chiamava persona, a cui noi affidiamo le ragioni della nostra amabilità. Cioè noi a noi stessi diciamo di piacere agli altri perché siamo ciò che ci piace sapere di noi, non che siamo realmente ciò che siamo, ma che ci piace sapere di noi. E in quel momento, quando viene toccata l'immagine, si realizza una delle due reazioni: o si attiva la risposta narcisistica e quindi si aggredisce, o si attiva una risposta depressiva e quindi ci si colpevolizza. In altre parole, l'io e l'anima, se sono ben fusi, creano armonia. Armonia deriva dal greco, armos significa lotta. L'armonia è stare in equilibrio sapendo che si può deviare su due parti contrastanti, cadere o verso la depressione o verso l'aggressività. Ecco, quello che sta accadendo in questo momento nella scuola e nella società e nella famiglia sta ritardando sempre di più lo sviluppo dell'io dei nostri ragazzi, che di conseguenza raggiungono la loro maturità molto tardi. Stanno saltando vere e proprie generazioni di adolescenti. Un tempo, nelle fasi dell'evoluzione, Freud diceva che intorno ai 25 anni si finiva, si chiudeva con la giovinezza, si entrava nel mondo adulto. Adesso io conosco una centinaia di adolescenti che hanno 40 anni. Allora, che cosa vuol dire? Che per l'adolescente è giustificato il fatto che abbia più io, non abbia un io forte, che quindi possa deviare. Allora vedete che anche gli uomini adesso che diventano adulti, perché non sono autonomi e sono anzi sotto lo schiaffo di questo ritardo nell'evoluzione, reagiscono nella stessa maniera in cui reagiscono gli adolescenti a scuola. E questo sta creando questo clima di conflittualità sociale che vediamo nei fatti di cronaca. I ragazzi stanno a casa fino a 40 anni, non lavorano perché tanto vengono sostenuti dall'economia e dalla famiglia, dove ci sia la possibilità di farlo. Quando vanno a lavorare credono di incontrare mamma e papà, che considereranno loro come dei prediletti che hanno bisogno di essere accontentati per poter andare avanti. Ma siccome le imprese non funzionano così, appena si rendono conto che questi ragazzi non partono, vengono mandati via, perché non sono assolutamente autonomi. Quindi ci troviamo con questi livelli di disoccupazione, perché la verità è che la famiglia non educa in nessun modo all'impegno, al sacrificio questi ragazzi, perché vanno avanti come? Con i genitori che vengono in classe e dicono che il figlio ha questo motivo per non studiare, i figli si sentono spalleggiati dalle famiglie, non si impegnano, vanno avanti perché l'insegnante non ne può più di vedere arrivare i genitori in classe perché devono lamentarsi di qualcosa, e quindi invece della meritocrazia vanno avanti tutti. E poi si trovano da adulti a non essere abituati a sostenere l'impegno, la fatica, di conseguenza, come vedremo anche nelle slide successive, a non sapere in nessun modo tollerare la frustrazione del fallimento, perché è chiaro che non essendo stati abituati dalla famiglia a impegnarsi, non appena accade qualcosa che va contro di loro, crolla la loro autostima, no? Si scontrano contro un'informazione che non possedevano e scoprono di non essere nulla di che, perché non sono autonomi. Ok, va bene. Sapete quanto sia difficile oggi per i ragazzi, no? Resistere alle influenze negative.
ma è una delle abilità comportamentali fondamentali di una persona strutturata. Chi resiste alle influenze negative? Uno che sa distinguere il bene dal male, uno che sa riconoscere le emozioni positive da quelle negative, quello che crea dolore da quello che crea piacere. E allora i ragazzi che tendono a uniformarsi, no, ad omologarsi, finiscono per diventare delle orde di persone che sono in condizioni di deprivazione emotiva, per cui non riescono in nessun modo a resistere alle influenze, perché tanto non distinguono quelle positive da quelle negative. Ora, c'è un curriculum della scienza del sé, in realtà ci sono tantissime competenze che bisogna avere per potersi definire emotivamente intelligenti. Vi faccio vedere almeno i primi 20 punti, no, di cui dibatte Goleman, ma che già tratta Gardner, che sono universalmente condivisi dalla comunità scientifica internazionale, da tutti coloro i quali oggi parlano di questa scienza del sé, che è un modo differente di chiamare intelligenza emotiva. Autoconsapevolezza, controllo emozionale. Guardate, questo è il motivo per cui è così difficile possedere un buon livello di intelligenza emotiva, perché non basta dire sono in empatia, poi bisogna un po' capire cosa intendiamo con quello. Ma ci sono tante ragioni dalle quali noi ci riconosciamo con questa competenza che chiamiamo intelligenza emotiva. Autocontrollo, quindi autoconsapevolezza, controllo emozionale, controllo dello stress, certamente empatia, che è uno degli aspetti. Autoaccettazione, sapersi autoaccettare. La verità è che le persone normalmente, mediamente, non si piacciono e quindi non si accettano. Io conduco dei laboratori sul metodo bibliografico creativo in cui la creatività è il medium per arrivare anche all'autoaccettazione. Faccio un lavoro sull'immagine del corpo, perché quando non ci si accetta, prevalentemente non ci si accetta per qualità fisiche. Io faccio un lavoro di questo genere in cui a coppie faccio lavorare le persone per disegnarsi la sagoma su un enorme foglio bianco, ok? Poi dico a ciascuno, adesso ognuno fa la sagoma del compagno, si lavora in coppia, no? Adesso ognuno riempie il proprio corpo di tutto ciò che sembra esserci dentro. In genere faccio portare vecchie riviste, quindi colori, ognuno disegna qualunque cosa, mette anche delle intere frasi, che cosa senti di portare dentro, di avere dentro di te. Quando il disegno è realizzato, questa sagoma del corpo umano viene realizzata, chiedo agli altri del gruppo di cominciare a fare un giro intorno alle sagome, di cominciare a mettere una parola che riguarda una sensazione che mi trasmette quel corpo, un'emozione che io provo. Allora, nel momento che cosa accade? Che un corpo che a me non piace comincia a trasmettere dolcezza, tenerezza, piacevolezza, una serie di emozioni piacevoli che intanto stanno dentro, vengono espresse e verbalizzate anche dagli altri. Il fatto di lavorare sul confine, il disegno con la matita crea un confine, che è al tempo stesso un limite, ma anche il confine che separa me dagli altri. Mi riapproprio quel confine di qualcosa che appartiene a me, il mio corpo, e la cassa di risonanza di tutti i miei vissuti, di tutte le emozioni che io provo, che vanno nel mondo quando gli altri possono dire mi trasmetti questo. Quindi ci si allena anche ad avere questo tipo di sensibilità, è come che si sviluppa la competenza dell'intelligenza emotiva. Però questo tipo di lavoro intanto porta a riavvicinarsi a se stessi, intanto accresce il dialogo interiore, l'abbiamo visto prima, perché nel momento in cui io parlo di me, parlo anche con me. Quindi se io racconto ciò che ho dentro, ciò che vivo dentro, che può essere qualunque cosa, un'emozione tumultuosa, io la metto nel foglio, poi vediamo che cosa accade fuori. In genere di parole se ne mettono poche dentro per non condizionare che poi dovrà dirci qualcosa fuori. Però non ci sono limiti, se una persona vuole farlo lo può tranquillamente anche fare. E in quel momento ci riappropriamo dei nostri confini corporei. Qualcosa che inizialmente sembrava una massa quasi troppo abbondante, bianca, su un fondo bianco, diventa un giardino colorato, pieno di emozioni, di cose, e ci si avvicina alla dimensione personale, che è fondamentale. Perché guardate che non c'è niente di peggio di qualcuno che non si accetta.
essere autoironici. La gente si prende troppo sul serio. Una persona con intelligenza emotiva sa anche essere coerentemente autoironica. La perspicacia emotiva, ma insomma questo è un po' da quasi deprano, essere aperti verso gli altri, vanno rapidamente perché creativi, responsabili, collaborare, comunicare bene. Perché quando noi comunichiamo trasmettiamo principalmente emozioni di cui dobbiamo essere consapevoli, sapere risolvere i problemi, avere un atteggiamento orientato alla risoluzione delle cose, quindi proattivo o prosociale, e possedere entusiasmo. Ecco, io di recente ho scritto un libro, si chiama Comunicare con intelligenza emotiva. Ho creato un po' una mappa dei fattori di influenzamento dell'intelligenza emotiva, perché non si possa mai dire quali sono i fattori di influenzamento e invece quali siano i fattori influenzati dall'intelligenza emotiva. Perché se è vero che l'autoconsapevolezza accresce l'intelligenza emotiva, è anche vero che l'intelligenza emotiva accresce la consapevolezza. Quindi sono comunque tutti dei fattori da considerare a due vie. In definitiva, gestire se stessi in modo appropriato per puntare alla felicità delle relazioni e al successo è lo scopo di questa competenza. Ci sono insegnanti che credono talmente tanto nella propria missione da essere i primi ad infondere coraggio e fiducia negli studenti. Ed è con la fiducia e con l'entusiasmo che si apprendono le cose. I ragazzi non imparano o imparano male, perché nella scuola è morto il desiderio. Se l'insegnante non è entusiasta, è impossibile che trasmetta il fuoco della conoscenza che passa prima di tutto dall'accendere le pance e i cuori degli studenti. Invece gli insegnanti oggi praticamente ritengono di poter ripetere nella stessa maniera una lezione che è stata presa 30-40 anni prima, che è stata rinfrescata con qualche corso di formazione, ma che arriva alle orecchie dello studente. Non lo coinvolge perché non li fa desiderare di imparare. E poiché i ragazzi non desiderano di imparare, possono apprendere solo in un modo. Il modo funzionale è l'interrogazione. Cioè io sento qualcosa, la imparo perché domani mi interroghi, ma una volta che avrò finito l'interrogazione mi posso liberare di quella conoscenza. Qual è un modo perché le cose cambiano? Cambiare il modo di insegnare. A che serve la creatività? Abbiamo fatto un discorso sulla creatività e l'emozione e adesso parliamo di scuola. Il modo creativo di fare l'insegnamento è dire e dirsi: se utilizzando questo modo di raccontare la mia lezione in classe non sta funzionando, vediamo se creativamente posso ideare una strategia differente per interessarli, per motivarli ad apprendere. Ma se poi noi crediamo di poterli interessare e motivare facendo le cose che abbiamo fatto il giorno prima nella stessa identica maniera, non cambierà nulla se non sarà cambiata l'intera strategia. Il migliore apprendimento è quello che mette insieme intanto quante più sensorialità possibili e le emozioni, che tocca i circuiti limbici. Avete presente quando voi vi muovete automaticamente dentro le vostre abitazioni? Voi vi dite: adesso vado in bagno, e poi adesso c'è la camera da letto, e a sinistra c'è il corridoio. Non fate. Perché? Semplicemente perché quell'apprendimento è consolidato, vi serve per muovervi nel vostro appartamento e principalmente si basa su una conoscenza che ormai è data per scontata. Diventa una memoria implicita, vuol dire che fa parte della memoria che ci servirà per la nostra vita. Ok? Perché questo? Perché noi abbiamo visto e abbiamo imparato la strada. Pensate se riuscissimo a far vedere le cose che scriviamo in classe e riuscissimo a far diventare quell'apprendimento non memoria di lavoro, qualcosa che un attimo dopo viene dimenticata, ma qualcosa che rimane nel tempo, che diventa memoria implicita. Perché il modo per insegnare, per fare in modo, scusate il gioco di parole, che ciò che viene spiegato diventi memoria implicita, c'è. Basta far vedere la lezione.
basta smettere di credere che dire qualcosa possa bastare perché loro apprendano. Perché se lo stanno apprendendo e i risultati sono sotto gli occhi, mi basta cambiare strategia, mi basta pensare a come stimolare più sensi contemporaneamente e coinvolgerli. Allora che cosa accade? Mi invento la lezione fatta con le tecniche dello storytelling, cioè di una storia raccontata in cui concorrono molti fattori. Prima di tutto, modo differente di rapportarsi alla comunicazione in classe, non dietro la cattedra, camminando dai banchi, perché la vicinanza fisica trasmette emozioni diverse che la lontananza e la barriera della cattedra inibisce e blocca. Cambiare il registro comunicativo, aumentare il numero di pause per creare un po' di silenzio che crei l'ascolto che manca per via dell'eccesso di rumore in classe. E poi, lo vedremo dopo, fare un po' di digressione durante la lezione in classe. Perché la lezione, se viene preparata a casa, a tavolino, e non viene ricordata dall'anno scorso, può diventare uno spunto incredibile per agganciare chi è più distante da quegli apprendimenti. Se io so che Marco è un bambino che ha un pochino più di difficoltà, quando io sto preparando la lezione posso pensare a come, conoscendo Marco, lo posso chiamare dentro. Allora, mentre racconto e vi faccio vedere qualcosa, poi vi farò vedere un esempio di una lezione fatta con intelligenza emotiva, all'improvviso mi fermo e dico, come ad esempio accade quando il papà di Marco va al lavoro, perché il papà di Marco fa questo lavoro, va al mercato, vende la frutta. Se sto facendo una è puramente un esempio. Il fatto che i ragazzi si sentano chiamati in causa dall'insegnante permette di immedesimazione. Perché vi ricordate le storie? Perché vi piacciono i film? Perché vi immedesimate? Perché siete chiamati dentro dall'esperienza. Quindi se l'insegnante fa la stessa cosa con voi, vi stimola più sensorialità, comunica bene, si muove e vi chiama dentro, non avete bisogno di qualcuno che vi dica come va fatta la lezione in classe, perché nessuno lo sa più di voi. Siete migliori per questo, siete voi insegnanti. Un insegnante, stavo facendo questo ciclo di conferenze nel mese di febbraio in Sicilia, un insegnante mi dice bello, mi piace tutto, domani ho la lezione sul terzo canto del Paradiso della Divina Commedia. Che cosa faccio? Come? Cioè, non è facile questa risposta, perché come? Io dovrei sapere il terzo canto del Paradiso, ti fidi tanto di me, grazie, ma non me lo ricordo. Certo, l'ho fatto al liceo classico, ma non me lo ricordo. Mi è venuto di dirle semplicemente questo, cambia le cose. Se i ragazzi non sono attenti, perché poi il Paradiso di Dante è il più difficile tra le tre cantiche, perché tra l'altro è quello che meno conosciuto, meno apprezzato, è l'inferno, quello che piace per intenderci, forse perché un po' tutti si vedono lì, ecco, quando io per il futuro a memoria, vabbè, scherzo, no? E allora io gli ho detto semplicemente, guarda, cambia le cose, no? Arriva in classe, togli i banchi, togli le sedie, fai prendere a ciascuno il libro, fai leggere una terzina ad ogni ragazzo, però dai tu l'ordine, prima Rosi, poi Giuseppe, poi Marco, e dai anche la possibilità di personalizzare la terzina, cioè come la vuoi leggere, cantandola, urlandola, con una voce diversa, quale azione corporea accompagna quella terzina? E la volta successiva fai in modo che ognuno porti un brano musicale che vorrebbe ascoltare mentre legge quella terzina. E vedi che uno il terzo canto del Paradiso lo impara, se lo ricorda per tutta la vita. Ma perché? Perché viene personalizzato e dentro c'è lui, perché c'è la stimolazione di più sensorialità, perché se ti dice abbina qualcosa, porta una musica, stimoli più sensorialità, evochi le emozioni. Un ragazzo, se porta un brano musicale, porta un brano con il quale si emoziona, perché prende il primo dalla strada. E i ragazzi comunicano molto con la musica. Insomma, basta poco, non serve che sia un insegnante a dire come devo fare. Ecco, non esiste il manuale dell'insegnante con intelligenza emotiva che ti dica insegnante di 40 anni,
che insegna matematica, classe di 20 ragazzi, in cui c'è Marco che ha questa caratteristica, che ha Fabio che fa questo, che insegna questa materia, eccetera, fai così. Non esiste e non ci sarà mai. Qui serve mettere insieme le informazioni. L'obiettivo qui è decidere se vogliamo acquisire questi strumenti. Perché un'altra verità è che purtroppo quelle famose vecchie competenze maturate tanti anni fa non vengono aggiornate, sono sempre le stesse. Ci sono delle materie nuove, si studia il coding adesso, si fa qualche nozione in più di informatica, ma non è lì che dobbiamo andare ad insistere, atteso che servono. E poi servono soprattutto chi lo utilizza in classe, il coding e chi utilizza l'informatica. Ma come si arriva alla motivazione degli altri utilizzando i numeri della formula matematica, eccetera? E questo è quello che manca. Come faccio a risvegliare il desiderio della classe che finalmente comincia ad essere maledettamente interessata a quello che faccio? Io ho fatto il liceo classico, la motivazione, esatto. Io ho fatto il liceo classico e l'ho fatto perché, come molti della mia età, della mia generazione che hanno scelto di fare il liceo classico, perché non amavo la matematica. Quando ero in terza media, in un'occasione, sbagliai una formula di geometria, il mio insegnante prese la spatoletta e me la diede in testa, sulla spatoletta, non di taglio, di piatto. E alla mia età si facevano queste cose, i genitori non andavano con gli avvocati in classe, anzi se andavi a dire una cosa del genere al padre, ti prendeva le orecchie e ti sventolava fino a che non arrivavi a scuola per chiedere scusa agli insegnanti per non esserti preparato. Erano altri tempi, c'era un'altra forma di educazione. Ora si passa da un eccesso ad un altro. Gli insegnanti all'epoca erano anche maestri. Se l'insegnante ti dava con la bacchetta sulle mani perché lo poteva fare, non vi sto parlando degli anni 50, arrivano gli anni 70. Decido di iscrivermi sia perché comunque mentre non ero bravo in matematica ero però abbastanza interessato alle materie umanistiche e mi iscrivo al liceo classico. E tra l'altro mi piaceva, già nei primi anni del ginnesio, mi piaceva studiare il latino e il greco, un po' perché comunque in casa c'era anche mio padre che aveva insegnato, vabbè. Ore di matematica. Mi capita un insegnante bravissimo, era realmente un genio della matematica, era uno che davvero risolveva qualunque cosa, appena vedeva qualunque, bravo, bravo come pochi. Ma era anche un insegnante che non aveva delle buone maniere, non sorrideva mai, appena entrava in classe era come se si fermasse i termosifoni, se scendesse il gelo, avete presente quel clima di terrore? Era veramente severo, severo. Quindi per noi era un problema serio. Io studiavo perché avevo paura dell'interrogazione matematica e studiavo a memoria e non mi ricordo niente di quello che ho imparato in quei due anni in cui tuttavia sono stato proposto con un dignitosissimo 7 a memoria. Ok? Cambia l'insegnante arrivato al primo liceo e arriva un insegnante molto meno preparato. Era un insegnante che quando stava davanti diventava rosso perché non si ricordava la formula. Apriva il libro, non lo trovava più, cominciava a sudare, ragazzi scusate la lavoro, e poi andava a scriveva, e poi cancellava con la mano, continuava a sudare. Non avete idea, sembrava identico a ognuno di noi che eravamo terrorizzati dall'insegnante che avevamo lasciato. La classe comincia a crescere in rendimento scolastico, in matematica, da così a così, semplicemente perché lui sembrava umano, quando le persone ci sembrano umane, noi ci medesimiamo con loro perché vogliamo che le persone ci assomiglino, ci riconosciamo in chi ha una debolezza. Beh, non avevo idea. Io da quel momento ho cominciato a studiare matematica, ho portato fisica al liceo classico, ho fatto i primi due anni in economia e commercio, io che non avevo minimamente idea di cosa fosse la matematica, i voti più alti li ho presi in matematica finanziaria e analisi 1, analisi 2, e poi ho anche studiato musica dove la matematica comunque è ancora importante. Ancora adesso faccio di conto a memoria senza l'aiuto di una calcolatrice, mentre mia moglie, che è una pedagogista, se ne chiede di fare 2 più 2 dice che fa 4 solo per sentire dire, perché lo sai in automatico. La sua esperienza ha cambiato la vita, sua, professionale, perché ogni tanto dice
senza quell'esperienza di quel giorno molto probabilmente io oggi farei altro. Esame in terza media, viene interrogato in matematica, va alla lavagna, sbaglia la formula, l'insegnante la gela dicendo: vai al posto, non è proprio il tuo gioco per fare matematica. Lei da quel momento dimentica completamente la matematica. Ha avuto una repulsione, tanto quello che poi ha fatto il liceo socio-pedagogico, poi si è tornato in pedagogia e ha fatto tutt'altro. Però ogni tanto non ci dobbiamo parlare, lei dice: quello è stato un evento che mi ha fatto scegliere. Allora guardate quanto è importante la simpatia dell'insegnante, non verso lo studente, ma il fatto che creda nella possibilità di confortare gli apprendimenti della classe, perché basta un insegnante e cambia il corso di una vita, anche di una vita che l'intera scolaresca. Ora c'è Gordon che dice: sì, gli insegnanti sono uomini, possono godere di simpatie e di antipatie, però bisogna avere fiducia nell'insegnante. Perché se l'insegnante durante l'ora del compito in classe si accorge che due studenti stanno ballottando tra loro e dall'altra parte ce ne sono altri due, potrebbe decidere di riprendere quei due ma non quegli altri due. Perché se tra quei due c'è qualcuno di cui si fida, un ragazzo che sa essere una persona seria, non è detto che pensi che stiano ballottando per copiare. Mentre se dall'altra parte c'è chi abitualmente lo fa, invece è bene che lo riprenda. Invece la famiglia non si fida dell'insegnante, perché se due episodi arrivano alle orecchie dei genitori, le orecchie del genitore, del bambino ripreso, del ragazzo ripreso, cominciano a diventare delle orecchie pericolose. Perché poi a quel punto vanno a dire: perché è stato ripreso mio figlio? E com'è che manca questo clima di fiducia, nonostante sia abbastanza umano che l'insegnante possa mantenere delle simpatie? Vi voglio semplicemente far vedere questa slide sul fallimento della holding educativa, la defamiliarizzazione. Vedete, sono delle vignette che ho trovato in giro, peraltro per queste vignette le ho trovate in un libro di psichiatria, e che voglio dire, il libro si chiama Scusate il disturbo, è un libro fatto a vignette. E allora è nato presto, è arrivato il Salvatore, manda un fax ai magi. E in fondo una delle ragioni della defamiliarizzazione è che tutti ormai sappiamo che in ogni famiglia c'è la persona che cambierà il mondo. È vero che è così. Non abbiamo pensato, guarda, parla a 2 anni, ma parlano tutti a 2 anni. Ma mi ha chiamato così, ma sopra, ma lo fanno tutti. Solo che quando poi questi bambini vengono investiti in tutta questa responsabilità da Salvatore, diventano grandi e si accorgono di non essere diversi dagli altri, ecco che lo strappo crolla. Non resistono più alla frustrazione e... ok, va bene. Come se è successo tutto questo, non è dato di saperlo. Se all'improvviso tutti i genitori del mondo si fossero incontrati e avessero deciso: ragazzi, basta! Il genitore normativo non esiste più. Adesso bisogna essere amici dei figli. Bisogna cominciare ad avere un rapporto educativo diverso con i figli, anche perché i nostri figli sono già competenti sul piano relazionale, sanno già tutto. Allora, un tempo si trattava di educare il piccolo selvaggio, adesso si tratta di diventare amici dei figli fino a quando loro poi non comanderanno a casa. Questo cambia tutto, per cui crolla l'autorevolezza dei genitori, l'educazione viene concordata con i figli ed è come se venisse ad applicare la famiglia il ruolo educativo alla scuola, che è considerata all'atto pratico il più importante responsabile della mancanza di questa educazione dei figli. Allora guardiamo in questo momento come gli studenti apprendono in questo momento, ok? Allora questo è la matrice dell'apprendimento di David Goldberg. È un educatore americano che ha scritto moltissimi testi. David Goldberg dice che quando noi siamo esposti a qualunque tipo di esperienza, la prima cosa che accade è che dopo aver ricevuto quell'esperienza concreta, quindi quella stimolazione di una sensorialità, il passo successivo è che quell'informazione mi permetta una osservazione riflessiva, cioè devo concedermi il tempo perché quell'informazione sedimenti.
se quell'informazione si alimenta, quindi se io ho uno spazio di ascolto di quello che ho appreso, e l'apprendimento non è solo scuola, è qualunque apprendimento, anche mentre andiamo alla macchina e impariamo nella strada, è un apprendimento. L'apprendimento è un atteggiamento dei nostri neuroni che apprendono quando entrano in sinapsi, quindi quando trasmettono impulsi elettrici. Ok, quando mi concedo l'osservazione regressiva, creo i presupposti per la concettualizzazione astratta, cioè vuol dire che se un concetto a questo punto mi appartiene perché ci ho potuto riflettere su, da quello che io ho imparato posso ricavare altri contenuti, posso astrarre, ottenere un nuovo contenuto da un vecchio contenuto. A che serve studiare il latino e il greco, le lingue morte? Sono le lingue più vive che esistano. Quando accade che si astraggano dei contenuti, a quel punto siamo pronti a metterli in pratica. Cioè, dopo l'astrazione io posso sperimentare attivamente nuovi contenuti. Metto in pratica. Guardate invece che cosa accade oggi nel nostro processo di apprendimento. Poiché non c'è tempo per concedersi l'osservazione riflessiva, anche perché non viene stimolato l'interesse dei ragazzi, l'osservazione riflessiva di fatto viene azzerata. Senza osservazione riflessiva non può esistere la concettualizzazione astratta, perché non c'è il tempo di portare l'attenzione su quei concetti appresi. E non rimane altro che provare a mettere in pratica quello che è il risultato dell'esperienza sensibile, dell'esposizione sensoriale a quel tipo di informazione. E allora i ragazzi dicono: il latino e il greco non servono, perché non hanno fatto il giro, ma hanno provato a mettere in pratica il latino e il greco o la matematica o qualunque altra cosa, e si rendono conto che nella vita di tutti i giorni non serve, ma non è quello che deve servire, è quello che si astrae da quel contenuto. Oggi crea le basi della tua conoscenza, ma domani sarà una conoscenza della vita.